C'è Sandro con i suoi bambini, ci sono i figli di Rino Gattuso. Perché questo è il bello del calcio, questo è il bello del Milan, questi sono i nostri ragazzi, questa è la nostra storia, questi sono i nostri pianti di emozione, di cuore, di vita, queste sono le nostre storie. Questo è il Milan e noi continueremo a raccontarlo su Milan Channel, dove batte il cuore di Mark Van Bommel, dove batte il cuore di Antonio Cassano. Vi ripeso domenica scorsa da uno striscione ignobile in questo stadio. Ma dimentichiamoci le cose brutte, stiamo solo sulle cose belle che hanno sempre il predominio sul resto. Tanti abbracci da uomini che hanno vissuto insieme, lavorato insieme, giocato insieme. Mister Allegri, 82 punti l'anno scorso, 80 quest'anno. C'è Tesser che va a fare la foto con Sandro Nesta. Belle, belle queste cose. Adesso il Milan si raccoglie a bordo campo. Perché è bello così e perché è giusto così. Con i nostri giocatori e i nostri valori. Pippo Inzaghi è arrivato al Milan nell'estate del 2001. Il Milan era reduce da un sesto posto, aveva battuto 6-0 l'Inter, ma a noi non basta vincere i derby, a noi non interessa vincere i derby. A noi interessa fare grandi imprese che durino per sempre. E Pippo è arrivato al Milan nella stagione 2001-2002, andò incontro a un infortunio grave, rientrò. Ci portò al preliminare di Champions League e poi finimmo a Manchester. Quella finale meravigliosa, vinta ai calci di rigore con Sheva e con il pubblico juventino che durante la nostra festa componeva una curva poster, una curva immobile alle spalle proprio di Dida che aveva parato i rigori giusti. E poi con Pippo c'è il record dei gol in tre finali in Supercoppa. 1-2 in finale di Champions League ad Atene contro il Liverpool, 1 in Supercoppa contro Siviglia Monte Carlo e 2 contro il Boca Junior nella finale mondiale del 2007. Milan-Boca Juniors, derby del mondo fra le squadre più titolate a livello di trofei internazionali nel mondo. Sandro Nesta arriva da noi nell'estate del 2002 a coronare un ciclo di grandi acquisti del Milan di Silvio Berlusconi. Nel 2001 erano arrivati Inzaghi, Pirlo e Rui Costa. Spiace che Pirlo abbia parlato in maniera un po' così, un po' pelosa di noi, ma pazienza, i 10 anni comunque non si cancelleranno mai. E poi nel 2002 arrivarono Seedorf, arrivarono Rivaldo e arrivò Sandro Nesta a chiudere il cerchio di una serie incredibile che è arrivata fino a noi, è arrivata fino a qui al 2012. Adesso tocca a loro, tocca a Ibra, tocca a Thiago Silva, tocca a Boateng, tocca a tutti gli altri, tocca a Capitano Ambrosini, tocca ad Abbiati, tocca a tutti. Proseguire l'insegnamento, il valore, la correttezza, l'educazione di questi grandi campioni che vanno sotto la curva. Rino Gattuso, Pippo Inzaghi e Sandro Nesta. Eccoli. Pippo con Tommaso e Rino che non ce la fa. Rino non ce la fa e chi ce la fa? Eccoli. Eccoli, gli eroi delle nostre notti. La notte dell'Ajax, la notte dell'Euroderby, la notte del Manchester, la notte dell'altro Euroderby, la notte, le tante notti del Bayern, le notte del Lione, la notte dell'altro Manchester, 2 maggio 2007, tante tante notti, siamo stati qui, abbiamo riempito San Siro, loro c'erano, ma le emozioni e i brividi che ci danno oggi varranno per sempre, resteranno per sempre. Grazie ragazzi, grazie ragazzi, grazie ragazzi, meno male che sorride almeno Sandro, così il groppo si allenta un po'. Grazie, grazie, grazie davvero, non tanto per le vittorie, i trofei, quelle sono cose che vanno e vengono, ma per l'insegnamento, ecco Zambrot, incoraggiato da Yepes con Ambrosini. Perché anche Zambro merita il suo applauso, certo, certo Zambro, anche Zambro merita il suo applauso, è arrivato qui nel 2008, l'anno scorso era stato titolare negli ultimi mesi dello scudetto del Milan e anche Zambro, che è sempre stato un milanista, merita questo grande saluto Gianluca, bravo, bravo e grazie anche a te. Grazie ragazzi. Grazie ragazzi, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.